di uno sconto imperdibile del 25% sui libri dell'edizione Solferino, ho comprato due o tre biografie che mi attiravano parecchio. Ecco la prima che ho letto. Ecco a voi. Pippo Baudo racconta se stesso con l'aiuto di Paolo Conti e dimostra che la sua vita non è stata data soltanto dal talento che tutti conosciamo, ma anche dalla presenza dei due fattori, altri due fattori di Plutarco. Cioè c'è il genos, la famiglia d'origine, il papà un avvocato, e gli hanno permesso quindi di, se a patto che conquistasse la laurea, di poter tentare la scalata a Roma alla televisione, dandogli ben 2 mesi di tempo per farsi conoscere e sfondare. Gli è bastato, anzi gli è anche avanzato, e perché qui subentra il Kairos, cioè il momento opportuno. La televisione era appena nata. Anzi, Pippo Baudo è stato un antesignano, perché andò per la liberazione di Trieste e scoprì la televisione, che al sud non era ancora arrivata. E quindi rimase completamente affascinato da questo mondo di camera e disse: io voglio lavorare lì. Così fece, così ottenne il tempo di presentarsi, subito un provino, e poi il talento ha fatto il resto. Ma c'è un'altra cosa importante che mi ha colpito. Pippo Baudo struttura la sua biografia non come un insieme dei fatti che l'hanno interessato, ma delle persone che ha conosciuto. Quindi tutto il libro è fatto una serie di siparietti, di dialoghi indimenticabili, di personaggi, di cammei, su tutte le persone che sono state ospiti in sua televisione e quindi amiche nella vita vera. E nel suddiviso ci sono i politici, ci sono i comici, ci sono le artiste, le soubrette, gli ospiti internazionali, tutto quel che è successo. Il primo pensiero quando l'ho finito è stato di tristezza, perché le persone a cui avrei voluto regalarlo di più, che l'avrebbero così tanto apprezzato, purtroppo sono nel mondo dei più adesso. Però è un libro che veramente mi riservo di ricomprare anche per tanti parenti che hanno vissuto la storia della televisione qua ad accompagnare la propria vita. Ecco Pippo Baudo che presenta, ecco a voi, di Pippo Baudo ha scandito la vita di tutte le persone che adesso si trovano ad avere 80 anni. Lo stile è secco, assolutamente non pretenzioso, e un bel corredo fotografico fa nel resto. Aspetti, voglio far vedere qualche foto. Da un palè. Ecco, fanno il resto. È un libro che probabilmente regalerò e sono convinta che farò un regalo gradito.